Ci troviamo a Limbone, nel comune di Reggio Calabria, 3 km in linea d'aria. Qui coltiviamo il bergamotto, l'unico posto al mondo dove cresce il bergamotto, almeno con queste caratteristiche. Allora, il bergamotto è un agrume e a prima vista è simile all'arancio con il giallo del limone, però è un agrume a sé stante. È un agrume che non si riesce a collocarne l'origine, non si sa se è stato importato da Colombo, dalle Canarie, oppure viene dalla Cina o dal Sud America, non si sa, però una collocazione più probabile è una mutazione genetica di un limone calabrese, Lemon Posillum Calaber, che ad oggi non si trova più, quindi si presume che sia una mutazione genetica appunto di questo tipo di limone. La prima piantagione intensiva è stata fatta circa 250 anni fa, nel 1750, da Nicola Parisi, nei pressi del lido comunale, dove oggi c'è il lido comunale, e appunto noi siamo lungo la stessa valle, lungo lo stesso torrente, il torrente dell'Annunziata, a soltanto 3 km. Da questo frutto si ricavava l'olio essenziale che serviva a fare i profumi, e ad oggi ancora la metà dei profumi francesi per uomo è fatta con il nostro olio essenziale. Però da circa 20 anni a questa parte, 25 anni a questa parte, si è riscoperta la parte salutistica del frutto. Aiuta ad abbassare il colesterolo, e anche non di poco, fino al 36%. Abbassa la glicemia fino al 42%. È una sorta di spazzino per l'organismo, abbassa la pressione e in più ha un aspetto culinario abbastanza interessante per quello che riguarda sia la parte dolciaria che per quello che riguarda il pesce, la carne, insomma. Allora, qui ci troviamo all'interno della nostra esposizione e che si trova appunto all'interno delle nostre proprietà. Sarebbe a dire, i bergamotti crescono a circa 50 metri, vengono trasformati nella camera accanto e vengono esposti qui. Tutto ovviamente produzione biologica, non usiamo pesticidi, non usiamo concimi di alcun genere, neanche quelli ammessi in agricoltura biologica. Bergamottini interi canditi, bergamotti sciroppati, preparato per dolci, mandorle sotto sciroppo, scorze intere candite di bergamotto, le coppe intere, sempre bergamottini, i nostri sciroppi, marmellate ovviamente, però vai a provarla una marmellata così, succo di bergamotto al 30% e succo di bergamotto al 100%, il nostro prodotto principe, nonché una serie svariata di tisane, tra cui tisana al bergamotto, tisana all'arancio biologico, tisana arancia e bergamotto e tisana con i nostri agrumi biologici, tra cui il mandarino. E ovviamente tutte le nostre produzioni sono produzioni che vanno in artigianale e non come insomma ne consegue. Il bergamotto insomma, è un albero che va coltivato con passione, con amore. Entrare ad ottobre dentro un bergamotteto è come spruzzarsi del profumo addosso, insomma è tutta una poesia. È il lavoro di mio padre, il lavoro di mio nonno, tradizione che insomma non ho voluto far perdere.